no, tranquilla, gioia. Mi secca scendere al centro. Troppa confusione, niente, troppo stress. E poi per fare che? Andare in giro per negozi solo perché ci sono i soldi? No, no. Preferisco stare con te a casa. Questa sera c'è la partita in TV, chi se la perde? Facciamo così. Io porto la spazzatura fuori, tu invece ti metti bello comodo nel divano, io ti preparo 2 etti e mezzo di pasta alla carbonara, una bella frittatona con tanto di cipolla, come piace a te. Lo sai che mi piacciono i tuoi baci, quelli con l'aroma di aglio e cipolla, poi. Poi ti serve un bel silos di birra chiara. Nell'intervallo ti faccio un bello pompino. Poi me ne sto di là in camera, zitta, zitta, tutta, tutta nuda, aspettando a te. Quando finisce la partita con tutti i commenti, vieni che ti aspetto a gambe aperte. Ah, non preoccuparti. Ah, no, io non ho bisogno di orgasmi. L'importante è che mi allinghi tutta. Poi fammi una sola cortesia, però. Fammi sentire come rutti. A me mi piace così tanto. Mi piace tantissimo sentire i tuoi vocalizzi prima di dormire. Niente, sei stupendo, l'uomo della mia vita. Poi, quando hai finito, ti faccio un altro bello pompino. Così ti addormenti bello, tranquillo, tranquillo come un bambino. Oh, se russi non ti preoccupare, eh? Io intanto non ho bisogno di dormire. Perché sarò troppo impegnata sotto le coperte a centellinare ogni tuo scoreggio. Che bello, amore. Come sono felice con te. Il paradiso degli uomini. Una nuova utopia di sito esaurito.